Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Come ogni venerdì sono usciti i nuovi giocatori promo su FIFA. Stavolta si tratta dei Road to the Final, quindi carte pazzesche di giocatori che probabilmente non avremmo mai voluto vedere all'opera nei club avversari soprattutto. E prima di andare a vedere quali giocatori sono effettivamente stati rilasciati, si tratta stavolta di oggetti dinamici, quindi volevo dirvi questo, ovvero carte che possono andare a migliorare la propria valutazione in base al raggiungimento del turno successivo nelle coppe europee e poi anche la vittoria di un'eventuale finale. Quindi i giocatori usciti sono tanti, ci vediamo anche in nuovi showdown, mettetevi comodi e andiamoci a gustare questa preview. Primo giocatore che andiamo a analizzare è Sadio Mané. 92 di overall per lui, rispetto alla carta IF ha un più 2 di velocità, un più 1 di tiro, più 1 di passaggio, 1 dribbling, 1 difesa e 2 di fisico. Sinceramente il prezzo mi sembra veramente sproporzionatissimo, anche se è al cap e sicuramente calerà, però per quello che è l'upgrade attualmente, se serve un esterno lì per quanto riguarda la Premier League, io vado tutta la vita a ripiegare su un 91 piuttosto che andare a prendere questa versione che, essendo anche da trequartista, insomma si fa sentire in termini di abilità il ruolo migliore sul prezzo. Quindi per carità di Dio, parliamo di un giocatore fenomenale che vi svolta anche una squadra, però lo giocherei da laterale e non da trequartista soprattutto, né tantomeno da punta, visto che non è che sia questo finalizzatore implacabile o questo grandissimo smistatore di palloni. Gareth Bale è il successivo giocatore che ci troviamo ad analizzare. Udite udite, 4 di piede debole per lui, quindi upgrade sotto questo punto di vista. Carta che, visto il meta attuale basato anche su giocatori fisici e che possono impattare di testa, può essere veramente interessante. Certo, prezzo un po' altino, però rispetto alla carta 82 abbiamo 11 di velocità in più, 6 di tiro, 4 passaggio, 8 dribbling, 5 difesa e 14 di fisico. Per un 91 di accelerazione, 94 di velocità scatto, 96 di potenza tiro, 88 di finalizzazione, ottimi passaggi. Chiaro, l'agilità non è proprio il forte di questo giocatore, considerando l'86, il 70 di equilibrio, il 91 di forza, il 1,85 m di altezza e il body type unico classico di Bale. Però ripeto, come giocatore piazzato lì sull'esterno per servirlo anche eventualmente per l'impatto di testa, può essere interessante, ma va valutato il prezzo perché attualmente è un po' altino. Kai Havertz, protagonista assoluto del Chelsea anche dopo la vittoria del mondiale per club, rispetto alla versione 84 prende più 5 di velocità, 7 di tiro, 6 di passaggio, 6 dribbling, 3 difesa e 10 di fisico. Parliamo di un 4-4, quindi un giocatore abbastanza interessante sotto questo profilo. È anche vero che è sempre stato un giocatore particolare perché 1,88 m dal body type si unico, ma con 79 di forza, 80 di equilibrio, 84 di agilità, non proprio agilissimo, quindi non così fenomenale soprattutto nel gestire il pallone con i piedi, e quindi viene meno quella che è la sua utilità primaria di trequartista, perché da esterno non è che ha questi grandi strappi, da punta non rende, quindi questo andrà probabilmente anche abbastanza in hype, ma io sinceramente ve lo sconsiglio. Così come non mi sento di consigliare questo Lisandro Martinez, che insomma sinceramente è un giocatore abbastanza average nella media, classico. Se è vero che comunque va a linkare, va a dare tanta intesa a un eventuale Gravenberch, c'è assolutamente di meglio. C'è 83 di velocità complessiva per un 79 di velocità e 87 di accelerazione. C'ha anche dei discreti passaggi, buoni parametri di dribbling, ottimi parametri di difesa, però insomma non mi sembra il giocatore che al momento vi svolta la difesa, considerate le carte che ci sono in giro. Alexis Sanchez, carina questa carta, peccato il 3 di piede debole, perché se non fosse stato per quello poteva essere un giocatore molto interessante, soprattutto anche da seconda punta in una Serie A. Così sinceramente è un po' limitato da magari esterno a destra, da piazzare per correre, peccato, perché questa cosa del monopiede veramente lo fa scalare indietro nelle gerarchie, perché poi era agile. 99 di jumping, 83 di stamina, 83 di forza, 95 di equilibrio. Insomma aveva tutto quello che serviva per essere un ottimo giocatore, però quel 3 di piede debole rovina veramente tutto.
Un altro giocatore molto, 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 molto in hype, secondo me, sarà Stotolisso, perché comunque è francese, ha delle ottime statistiche da Gullit Gang, però è un 3-3 per la Bundesliga, dove veramente c'è tantissimo materiale. Non è che quella carta che mi dice, cavolo, non vedo l'ora di provare Stotolisso. Assolutamente no, anzi, velocità nella media, sì, ottimi passaggi, sì, buona l'agilità, statistiche difensive che non ti fanno urlare di gioia. Se 82 di forza e 89 di aggressività non erano manco male, work rate alto normale, quindi era anche un buon giocatore, però peccato per quel 79 di velocità scatto, soprattutto per quel 3-3 che lo rendono abbastanza ambigua come carta. Juan Cuadrado, e questo sì, questo veramente è tanta roba, perché in base alla versione 85 ha un più 2 di velocità, 3 di passaggio, 3 tiro, 2 dribbling, 3 difesa e 5 di fisico, considerando che potrebbe upgradarsi vista la partita della Juve col Villarreal, considerando anche quelli che sono i vari link con Chiesa, con Cuadrado, con Cordova, volevo dire, in un campionato italiano. Questo è veramente un giocatore interessante. A livello di price range ci siamo, quindi non costerà neanche tantissimo. Veramente super 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 consigliato se la va a giocare con Darmian, che è forse un po' più completo visto che regge di più fisicamente. Però anche questo Cuadrado, se magari non avete fatto il terzino dell'Inter, insomma, se la cava sicuramente bene. Ed eccoci arrivati, proprio lui, Kim Bempe, il giocatore che non avremmo mai voluto vedere in una versione speciale. Più 4 di velocità, più 4 di tiro, più 6 di passaggio, più 5 di dribbling, 4 di difesa, 4 di fisico. Arriva praticamente a parametri clamorosi. E il PSG ha già vinto l'andata con Real, quindi occhio a questo che cosa può diventare. Prezzo che sarà sicuramente bello in hype, sarà da provare, cercherò di portare la review con gameplay quanto prima, ma questo veramente rischia di essere il mostro finale. Statistiche difensive elevatissime, 94 di aggressività, 91 di forza, anche un 86 di reactions, quindi con l'L2 si gira bene quando deve reagire ai micromovimenti avversari, veramente spaziale sto Kimpembe anche in termini di ibridabilità. Tejes pure non è assolutamente male, peccato il 3 di skill e il 2 di piede debole, però questo qua, per chi ha un Varane tra le mani, potrebbe tornare comodo, anche perché linka pure un eventuale Neymar con un 4-5-1. E se non dovesse costare tanto, un tentativo glielo si può dare, perché ha avuto un buon aumento statistico. L'unica cosa è che palla al piede rischia di essere un po' marcio, considerando il 2 di debole, il 3 di skill, perché le stats difensive non sono manco male, pecca magari un po' in forza, però ha un ottimo 85 di aggressività, 81 di agilità, ottimi passaggi, quindi se giocato con criterio, ripeto, anche in termini di sfruttare il massimo su Varane e linkare anche giocatori brasiliani, anche del tipo Vinicius, può essere molto comodo sto Tejes, palesemente fatto per questioni di comodità. Un altro giocatore che è pazzesco è questo Renato Sanchez, che rispetto alla versione 84 prende più 3 di velocità, più 3 di tiro, 4 passaggio, 3 dribbling, 4 difese e 3 di fisico. Che vi devo raccontare io, ragazzi? Un 4-4, è velocissimo, ha dei gran passaggi, ha un discreto tiro, è agilissimo come poche cose. Gli hanno boostato pure l'aggressività e la forza in una maniera allucinante. Le stats difensive salgono sempre di più. Certo, il matchup contro il Chelsea del Lille non è proprio il più facile, ma le favole sono fatte per essere scritte. Quindi chissà che sto Renato da Cinderella Story non batte al Chelsea e arrivi veramente a prezzi fuori dal normale, perché è veramente già così completissimo. Infatti si vede quanto ha fatto droppare la carta 84. E che dire, questo qua cercherò di provarlo quanto prima in maniera tale da potervi dare un responso. Passiamo alle carte invece, Road to the Final in Europa League. Abbiamo Ilicic, che per quanto, per carità di Dio, 5 di skill, 4 di piede debole, parliamo di un giocatore di 1,90 m con 76 di equilibrio, 82 di forza, insomma, questo ci vuole veramente la gru per girarlo. Per ridere lo potete provare in una Serie A, ma non vi aspettate grandi cose da sto Ilicic, che purtroppo non è che possa circolare più di tanto. Lozano invece, rispetto alla versione 84, prende un più 6 di tiro che mi sembra abbastanza OP per quanto riguarda soprattutto la zona calda, no? Quando si ritrova a dover magari concludere l'azione, fa assolutamente la differenza quell'86 di potenza e quell'87 di finalizzazione, finalmente. Lì tra gli esterni a destra c'è comunque una agguerrita concorrenza, però sto Lozano, considerato il suo body type e l'ottimo speed boost, può assolutamente essere una mina.
Così come può essere un ottimo giocatore anche questo Ansu Fati, che rispetto alla versione 87 prende un più 6 di velocità, più 7 tiro, più 5 passaggio, 6 dribbling, 4 difese e 11 di fisico. È un 4-4, straveloce, con dotato di un tiro non eccezionale, dei buoni passaggi, agile che non ve lo sto manco a dire, una roba fuori di testa, 84 di stamina, quindi questo è perfetto per essere utilizzato sull'esterno e dare strappi con lo speed boost, ma anche eventualmente da seconda punta, giocato con un altro un po' più fisico per girarsi su se stesso, stile Beyender senza 5 di piede debole, promossissimo sto Ansu Fati. Stessa cosa può essere detta per Gomez, che magari vedo più in una posizione di trequartista. È un 4-4, short and lean per lui, veloce, tiro anche qua non eccezionale ma buono, buoni passaggi, stra agile pure lui, 82 di stamina, 48 di forza, quindi non viene appesantito da quel parametro lì. Anche questa carta può essere molto simpatica da testare, visto il prezzo che sarà sicuramente abbordabile. Andiamo invece in Premier League, che giustamente ci mancava. Al momento abbiamo sto Jarrod Bowen, 4 di skill e 3 di piede debole, che sinceramente non mi dice veramente nulla, è solo un giocatore veloce, sì, dotato di un discreto tiro, ma niente di più. Mentre per Jamie Vardy nella Conference League, anche qua abbiamo il solito muratore, 3 di skill, 4 di debole, tronco, che non è che sia questo finalizzatore implacabile, visto proprio la limitatezza nei movimenti delle skill, è un 4 debole che sembra più un 3, quindi sinceramente non me lo sentirei di consigliare, considerando tutte le alternative che ci sono. Smalling invece c'ha una bella carta, però paga un po' lo scotto di avere un compagno di reparto proprio alla Roma, che è Ibanez, che per quanto non sia dinamico, però voglio dire, c'ha una gran carta. Quindi se dovessi scegliere tra uno Smalling e un Ibanez, andrei tutta la vita su un Ibanez senza guardare il buon Chris. Boubacar Camara becca un ottimo upgrade, perché va a 82 di velocità addirittura, quindi più 8, più 6 difesa, più 6 fisico, più 6 passaggi. I passaggi infatti diventano ottimi. Peccato per l'agilità, che poteva essere un po' più altina. Peccato per il 3-3. Ottime le stats difensive, ottima l'aggressività, la forza e la resistenza. Qua è un po' il discorso di Tolisso, si va a inserire in un campionato come quello della Ligue 1, dove c'è tanta alternativa, Guendouzi, Fofana, Renato, il nuovo e il vecchio, Kakeré. Quindi insomma diventa uno dei tanti Stu Camara e non un giocatore che ti fa svoltare la giornata. Concludiamo invece questo video con i due showdown, ovvero giocatori che in base al risultato della partita tra Atletico e Manchester City riceveranno o meno un upgrade. Partiamo da Bailey, che poteva essere anche qua un difensore molto interessante, però ci ritroviamo come al solito tra le mani il solito difensore di quest'anno, perché 80 di accelerazione è un po' mi pecca, 71 di accelerazione è un po' mi pecca. Peccato, perché poi le statistiche erano altissime, quindi tutte le alternative che ci sono, penso a Rudiger, a Ruben Dias, a Baran, a Gomez, a chi per esso, non mi verrebbe da sbloccare sinceramente questo Bailey. Poi passiamo a De Paul, che anche qua con tutti i giocatori che ci sono, Vari Valverde, Llorente, tutto quanto, è un giocatore discreto, 4 di skill, 3 di piede debole, ma insomma non è che mi faccia gasare, perché le stats difensive non sono elevatissime, non è che può giocare in ruoli offensivi, la mezzala con quel 3 di piede debole rischia di farla non benissimo, passaggi sono buoni, tiro accettabile, ma ripeto, secondo me questa è tranquillamente una doppia SBC che si può evitare, magari si vanno a concentrare i nostri crediti sull'acquisto di una carta uscita Road to the Final da provare, che potrebbe essere molto più epica. Quindi raga, per questo video è tutto, fatemi sapere che cosa ne pensate dell'incubo Kimpembe e Renato, e soprattutto quali sono i giocatori che vorreste vedere recensiti quanto prima sul canale. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, ci vediamo domani mattina in live sulla piattaforma Viola proprio per iniziare i test. Un saluto da Riberoschi e ciao!